I bambini possono sviluppare comportamenti adultizzati, da accudimento verso uno o entrambi i genitori e i fratelli, e diventare i protettori della vittima. Quando succede questo, mettono in atto numerose strategie. Vanno a controllare chi suona alla porta, rispondono al telefono, filtrano le telefonate, si prendono cura del genitore aggredito e si rifiutano di separarsi da esso, controllando tutte le sue attività. Come il loro genitore maltrattato, i figli possono produrre pensieri ricorrenti su come impedire le violenze e su come riuscire a calmare il maltrattante.